ragazzi, allora oggi un nuovo video e questo è un video che io adoro tantissimo sia da guardare sia da registrare e sto parlando del video dove vi parlo di tutti i prodotti che sono stati dei super top e altri che hanno fatto veramente pietà. Tra l'altro sono anche molto chiacchierati e recensiti positivamente, quindi secondo me anche andare un po' controcorrente, ecco, può esservi utile per vedere anche, diciamo, un altro lato di quel prodotto, quindi vi fanno un attimo frenare anche dall'acquisto. Poi ovviamente come sempre il make up è soggettivo, ciò che non piace a me non è detto che non piaccia a voi, anzi potrebbe essere il vostro prodotto preferito addirittura, quindi tenete sempre a mente che insomma è tutto molto relativo. Comunque direi di iniziare subito e parto proprio da quei prodotti che sono odiatissimi, ai NI e poi ai promossi. Allora, il primo prodotto più chiacchierato ultimamente è il fondotinta di NYX, il Can't Stop Won't Stop. A me l'hanno inviato in tre diverse colorazioni. La colorazione che io ho utilizzato è questa qua, che sarebbe la Light 05. Poi mi hanno inviato, vabbè, quest'altra che è la Vanilla, la 06 e la Natural 07, un po' diciamo da miscelare in caso non mi andava bene una sola. Insomma, mi hanno mandato tre tonalità. Io ho utilizzato ovviamente solo quella che si addice al mio tipo di pelle. Si può vedere, vedete che qua c'è, si intravede un pochino il prodotto, mentre questi sono proprio nuovi, mai utilizzati. E niente, cosa dire di questo fondotinta? È un fondotinta che veramente copre. C'è scritto full coverage foundation e io vi assicuro che è vero, copre tanto, ma è un fondotinta che va bene solamente a chi ha la pelle da normale a grassa, perché per chi ha la pelle secca come me, ragazzi, vi fa vedere qualsiasi cosa. Mi segna tantissimo la fronte, ho provato ad utilizzarlo in tutte le maniere, aggiungendogli l'olio, aggiungendo il siero viso, aggiungendo la crema al fondotinta, il primer al fondotinta, cioè l'ho utilizzato veramente in tutti i modi possibili immaginabili, ma mi segna sempre, ma cioè, finché mi segna, che ne so, dura tutto il giorno e mi segna dopo 8 ore, sti cavoli, va benissimo, ma lo metto e praticamente inizio già sulla fronte ad avere tutte linee, cioè linee tipo delle signore anziane che avete visto, no? Si creano proprio i solchi, è veramente indecente per il mio tipo di pelle. Continuerò ad utilizzarlo, penso che questi altri due li regalerò, questo magari lo utilizzo per la sera o comunque da miscelare a dei fondi davvero poco coprenti, per comunque uno smaltirlo e due perché comunque la coprenza mi piace tantissimo e magari per la sera insomma può anche andare bene, però ecco sinceramente se avessi dovuto pagarlo io l'avrei veramente fiondato da una finestra e mi sarebbe roduto tantissimo, quindi una volta finito non lo ricomprerò mai e di conseguenza non ve lo consiglio. Sempre per quanto riguarda NYX parliamo di un mascara, il mascara World The Hype. Questo qui è nella versione waterproof, NYX l'ha fatto sia normale sia colorati, questo ripeto è la versione waterproof. Allora, questo mascara non mi piace per niente. Allora, già il mascara in sé per sé, il World The Hype, è nato come mascara, diciamo, naturale, ad effetto naturale, perché è facilissimo da struccare, al contrario di la maggior parte dei mascara. Però la cosa che veramente io odio di questo mascara è che solitamente la versione waterproof fa ancora meno delle versioni normali. Ad esempio io ho il Too Faced, il Better Than Sex, la versione waterproof non fa le ciglia stratosferiche che mi fa quello base, e la stessa cosa vale per questo. Quello che non è waterproof fa un effetto naturale, va benissimo per tutti i giorni se come me, diciamo, tanto non c'avete chissà quante ciglia, non ve ne frega niente, giusto per farlo un po' nere e renderlo un po' più visibili. Ecco, questo neanche quello fa, cioè è veramente acqua fresca sulle mie ciglia, è inutile, è veramente un mascara, cioè che lo mettete o non lo mettete, bah. Io lo sto utilizzando sinceramente come top coat sopra ad altri mascara per renderli waterproof, perché così se lacrimo, insomma qualsiasi cosa succede, ecco, comunque penso renda waterproof la situation, però non ne sono sicura, anche se devo dire che in questo modo non mi sono trovata male, perché comunque io vi voglio suggerire anche un uso alternativo nel caso in cui voi anche l'aveste comprato, ecco, quindi io vi consiglio di utilizzarlo come top coat se comunque volete
smaltirlo e l'avete comprato. Se non l'avete comprato, io vi prego di starne lontana, anche perché, cioè, a meno che voi proprio non avete delle ciglia stratosferiche che non vi frega niente di mettere il mascara, ma volete giusto un po' colorarle, allora compratelo, ma se no, cioè, veramente risparmiatevi i soldi, anche perché non costa poco, tipo 8-9 euro, e cioè da Essence ce ne comprate due allo stesso prezzo e sono molto molto più validi. Dopodiché, rimanendo in tema sempre mascara, vi voglio bocciare Outrageous Extension Dramatic Volume e Length in Mascara di Sephora. Questa è la mini size che mi avevano regalato. Comunque è un mascara di Sephora. Allora, questo è lo scovolino in silicone, ha tutte delle setoline microscopiche. A me non fa niente, cioè questo dovrebbe dare volume e lunghezza, a me non fa niente. Io ho provato davvero tanti mascara di Sephora e non me ne è piaciuto neanche mezzo. Quindi, ragazze, sinceramente a me i mascara di Sephora in generale non mi piacciono. Sono felice che questo comunque non l'ho pagato, ma me l'hanno mandato loro con, diciamo, una box, insomma, per un evento, però delle Sephora Gold, quello che ci sta, insomma, due volte l'anno. Però sinceramente, cioè, mo questa è mini size, ma la full size costa tipo 9-10 euro anche quello, e cioè, ma anche no, per avere questo effetto no. Però c'è da dire che a me in generale gli scovolini in silicone non mi piacciono, non fanno un bel effetto su di me. L'unico che si salva con quel tipo di scovolino è il Bad Girl Bang di Benefit, per il resto io li odio. Quindi insomma, è molto soggettiva la cosa, però io vi dico che per esperienza personale, cioè di tipo 3 o 4 mascara che ho provato di Sephora, non me ne è piaciuto uno. Quindi, boh, non lo so, sarà che non sono fatti per me, può essere, non ve lo consiglio. Un altro prodotto bocciato è il Make Up Fixing Mist di appunto Pixi by Petra. Voi sapete che io adoro i loro prodotti, questo è penso il primo o il secondo bocciato. Allora, è un fissatore che io ho dovuto travasare, voi lo vedete a questa altezza, in realtà io l'avevo consumato fino a qua. L'ho dovuto travasare perché? Perché questo spruzzatore delle volte spruzza bene, delle volte si inceppa e schizza, altre volte emana troppo prodotto, quindi voi chiudete gli occhi, e a me è una cosa che mi dà assolutamente fastidio. In più non è un fissatore che va bene, nel senso che a me non fissa il make up, cioè se io lo metto o non lo metto il fondo mi dura comunque 8 ore, 6 ore, insomma in base a quanto dura il fondotinta sulla mia pelle. Questo non aiuta a mantenere ancora di più la tenuta dei prodotti. L'unica cosa che fa secondo me è quella di idratare il viso, quindi è più un prodotto da portare in borsetta tipo un'acqua termale, e non mi piace neanche la fragranza che è troppo di rosa, cioè la rosa si sente veramente tanto, quindi per me questo è un prodotto assolutamente bocciato. Dopodiché l'ultimo prodotto che vi boccio sono i Debby, i rossetti questi qua, Kiss My Lips. Sono dei rossetti allucinanti, io li ho regalati tutti, me ne hanno mandati tipo 30, ecco, ho solo questi due, giusto così a titolo informativo, ma regalerò anche questi, e li ho regalati alle cuginette che c'è, hanno tipo dagli 8 ai 12 anni, che vanno benissimo per loro, perché tanto non è che devono fare chissà cosa, ma per ragazze, insomma, anche dai 13 fino ai 18 anni, fino all'età mia, sono veramente tipo quelli là che si trovano nel cioè, per farvi capire. E allora, vabbè, è inutile che vi dico le colorazioni perché non dovete comprarli. Allora, sono dei rossetti, ormai sono fissa con mascara, vedete, lucidi e mezzi trasparenti. Per avere un colore pieno dovete fare 500 passate, e più mettete prodotto e più è super idratante e più tende ad uscire dalle labbra. Ho provato a contornare con una matita labbra, ho provato a mettere anche quella invisibile all'esterno delle labbra, non c'è niente da fare, a me sbordano e durano come un gloss, cioè tempo che bevete un bicchiere d'acqua è già andato via il rossetto, passa un'ora, parlate, va via il rossetto. Sono, poi hanno questa cosa lucida che pare uno tipo un po' metallico, quindi sulle labbra danno anche un effetto vecchietta. Non mi piacciono, non c'è niente da fare. Io ho provato, vabbè, due colorazioni, anche quest'altra è ancora peggio, che è la numero 6. Guardate, cioè questo è proprio tipo un gloss trasparente fondamentalmente, e cioè è vero che costano poco questi, al contrario dei prodotti che finora vi ho mostrato, perché questi stanno intorno alle 4-5 euro, però veramente sono dei gloss fondamentalmente, cioè qua c'è scritto rossetto shine, ma ha una durata di un gloss,
quindi boh, non lo so, a me non piace questo tipo di rossetto. Conosco dei rossetti shine che durano e che non sbordano, quindi per questo ve li boccio sostanzialmente, perché secondo me per la categoria dei quali fanno parte non sono buoni, cioè nel senso, io in generale non amo i rossetti shine, ma li ho provati, ne ho in collezione e so che come si comportano, non sbordano, è vero che durano poco, però sono anche abbastanza pigmentati, questi no, cioè voi fate 7 passate, usate mezzo stick per farvi un rossetto da mezz'ora. Secondo me non ci siamo proprio. Dopo queste bocciature passiamo ai due prodottini. Allora, il primo è il mascara di MAC. Questo si chiama Up For Everything Lash. Fa delle ciglia meravigliose. Forse meglio del Better Than Sex. Quindi per arrivare a dire una cosa del genere voi direte: te sei pazza che lo metti nei prodottini. Lo metto nei prodottini perché questo non si strucca neanche sotto tortura. Io uso un bifasico, uso l'olio, niente di niente, rimane comunque un po' di prodotto. L'unico forse prodotto che lo riesce a struccare è uno struccante occhi di Clinique che costa 25 euro, tipo 30 euro, ed è un formato piccolo, cioè quelli classici per gli occhi da 125 ml, quindi cioè non posso pensare che io per avere un mascara così mi devo comprare uno struccante da quel prezzo. Ecco, ho visto, se non ero, che MAC ha fatto proprio infatti uno struccante apposito per questo prodotto e mi sembra un po' eccessivo, nel senso che comunque, ragazzi, secondo me sì, ok, è validissimo e tutto, ma non si può pretendere che per comprare un mascara che già costa di per sé tanto si deve investire anche in uno struccante di un valore economico altrettanto alto, cioè per avere delle ciglia top spendi 50 euro, ma anche no. Quindi secondo me è un ni. Ripeto, l'effetto è stupendo, ma a me non piace il fatto che devo perdere 50 ciglia ogni volta che lo metto, ogni volta che mi devo andare a struccare. E l'altro prodotto ni è di Clarence ed è praticamente l'illuminante Sculpting Powder Face and Décolleté. Si può usare per il viso o appunto per il décolleté, e a me non piace il fatto che praticamente questo illuminante è tipo il Diamond di Rihanna. Allora, mi piace tantissimo il packaging perché ha tutte queste stelline ed è praticamente un illuminante top coat, perché se voi vedete così rilascia solamente una striscia di glitter, sono solo glitter, non ha nessun'altra base. Poi come vedete è un po' zozza la cialda, un po' tipo mezza incrostata, perché questo col pennello è inutile utilizzarlo, non si vede nulla, va utilizzato solamente con le dita, dovete fare 300 passate e dopodiché lo mettete. L'effetto poi come vedete è carino, però ripeto va solo utilizzato come top coat e sono praticamente tutti glitter, quindi secondo me, vedete, si può utilizzare solo per la sera, non è un illuminante da giorno, anche perché comunque diciamo si vede solo quando fate ad esempio certi movimenti, boh, non lo so, a me non è che mi fa impazzire, tant'è che non ho comprato neanche quello di Rihanna, però diciamo non lo metto nei bocciati perché comunque l'effetto, diciamo, lo fa sopra altri mascara, è più un top coat, non è un prodotto che, diciamo, mi fa schifo, che proprio dovete stargli lontani. Alla fine è un bellissimo illuminante se cercate un effetto glitter o tipo quello di del Diamond di Rihanna, ecco. Ok, adesso rallegriamoci e parliamo di quei prodotti top che mi sono stra piaciuti. Parto da questa. Questa è la palette di Becca, che tra l'altro adesso la trovate in sconto da Sephora al 30%, quindi vi consiglio di andare. Se siete di Roma a Spagna, ce l'hanno alla Sephora di Spagna. E questa si chiama Volcano Goddess, è stupenda, veramente. A parte, vabbè, il packaging a me fa impazzire, ma anche, vabbè, lo specchio è gigantesco, sembra inutilizzata. Guardate, ed è raro vedere da me queste palette in queste condizioni, di solito sono tutte sporche e super super utilizzate, perché queste vi basta appoggiare il dito, cioè il pennello, vabbè, ovviamente, e guardate, cioè io ho appena appoggiato, guardate la delicatezza, di solito avete visto io che faccio tipo
No, guardate, è super 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 pigmentata, è bellissima, c'è qualcosa di eccezionale, ha tutti questi colori luminosi e poi questi tre opachi che sono perfetti, questo per l'arcata, questo anche secondo me si può usare per l'arcata e questo diciamo nella piega dell'occhio. L'unico colore che manca secondo me è quello di definizione esterna opaco, perché gli altri sono tutti comunque satinati, insomma metallici, e di conseguenza non possono essere utilizzati diciamo nella parte finale, o perlomeno non per i make up che faccio io. E ora vi faccio vedere gli swatches, cioè guardate, è bellissima questa palette. Adesso col 30 io ve la stra consiglio, perché è veramente bella bella bella, è una delle palette che nessuno ne parla, cioè ho visto veramente pochi youtuber parlarne, ma secondo me merita tantissimo. E poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, è tipo la nuova frontiera, è l'All Nighter di Urban Decay. Questo qua è un setting spray, anche di questo la fragranza non mi fa impazzire, però questo fissa il trucco in una maniera fantastica. Questo è proprio, cioè, tenuta impeccabile da mattina a sera. Se avete problemi con la tenuta del make up ve lo consiglio, perché questo fissa tutto e vi ritrovate il trucco fino al pomeriggio barra sera, a seconda ovviamente dei prodotti che utilizzate. Certo è che se usate dei fondi che durano 3 ore non è che ve li fa durare fino alla sera, però magari da 3 ve li fa durare a 5-6 ore. E la cosa che mi piace è che li fissa e avete l'effetto diciamo appena siete truccate, quindi rende proprio tutto come se usaste diciamo una lacca, no? Quindi fissa perfettamente, fa aderire i prodotti, leva l'effetto polveroso e aumenta tantissimo la tenuta dei prodotti. Ogni volta mi dite: ma come fai a dire questa cosa? Perché io sostanzialmente provo i fissatori per metà viso, quindi io ad esempio esco, mi spruzzo solo metà viso e vedo la differenza tra i due. Qui da questo lato si spostano, i prodotti durano di meno, vanno via un po' a chiazze, invece qua rimangono perfetti, quindi veramente fantastico. Poi avevo ricomprato il nuovo correttore di Maybelline, che è il cancelletta, solo che è stato rivoluzionato diciamo, adesso è così, si chiama Eraser Instant Anti-Age Concealer. Vabbè, comunque io ho preso la tonalità 00 Ivory, che è leggermente chiara, per me dovevo prendere quella light. Comunque sia, è un correttore fantastico, idratante, perfetto per chi ha la pelle secca, mantiene un contorno occhi levigato, non segna le pieghette, insomma a me è piaciuto tanto, fa veramente impazzire questo concealer e ve lo straconsiglio. È uno di quelli che costa 7-8 euro, ma li investite benissimo, è pratico anche con la spugnetta, è vero che la spugnetta mangia tanto prodotto, quindi volendo la potete staccare, solo che così a me piace di più perché è molto più pratico, ecco, riuscite benissimo a sfumarlo, a stenderlo nelle zone interessate, è davvero fantastico. Poi per quanto riguarda le sopracciglia, assolutamente il gel pot di Anastasia Beverly Hills, il Deep Brown Pomade. Io avevo preso la colorazione top visto che ero bionda e niente, la sto utilizzando uguale, soprattutto ci faccio la parte iniziale ed è una cosa bellissima, è proprio una pomata. Io ho provato tantissimi gel per sopracciglia, ma questo è uno di quelli che cioè si lavora benissimo, è il più facile secondo me da lavorare e tiene tutto il giorno veramente con qualsiasi condizione climatica. E uno che è sempre fantastico e io ve ne ho parlato tantissimo è il Cow Brow di Benefit. Adesso ne ho riniziato un altro, sapete che ne ho finito un altro, e avevo la tonalità 2 che era sempre simile a quella di Anastasia top, e adesso ho la 3 che invece è un po' più scuretta, un po' caldo diciamo, secondo me come prodotto, però non tende all'arancione, è quello che sto indossando in questo video. E anche questo è un gel fantastico, tra l'altro è dotato di pennellino, quindi mi piace tantissimo, e Benefit fa anche la mini size, se volete provarlo io ve la consiglio, tanto questo gel così com'è vi dura un anno preciso, quindi la mini size ci fate 6 mesi, e se vi piace voi potete optare per quella grande o continuate quella piccola, se poi non vi piace almeno non avete investito più soldi. E io lo amo, è veramente fantastico. Tra i due forse mi piace un po' più quello di Anastasia perché si lavora meglio, però qui c'è da dire che cioè, siamo a 10 lode e questo è 10, diciamo pareggia il conto col fatto che ha il pennellino incluso, che ha delle setole fittissime, è piccolo e cioè, si fa la sopracciglia benissimo.
Per quanto riguarda sempre gli occhi, ho adorato la matita per gli occhi di Marc Jacobs. Questa mi era stata mandata sempre nel set, nelle scatole gold di Sephora, e io non gli avevo dato una lira. Ho detto, bah, vabbè, una matita marron di Marc Jacobs, sì, ok, carina, ma niente di che. In realtà questa qua è una eyeliner matte gel high crayon, ma la tonalità non ci sta scritta. Vabbè, comunque è la marrone ed è fantastica, cioè io non l'ho utilizzata come matita, insomma, da esterno, l'ho utilizzata all'interno degli occhi. Scrive benissimo, è morbida ma non troppo, dura tanto, il colore è bellissimo, mi piace veramente. Questa ve la straconsiglio, sicuramente la comprerò appena la termino un'altra, perché sono piena, nera, perché voglio provare anche la nera. E scusate ragazze se mi sentite un po' affaticata, affannata, non so come dirvelo, ma ho tipo la bronchite, quindi ogni tanto faccio e ho il catarro, insomma una cosa orribile, ecco, non vorrei dilungarmi su questo fatto. Un altro prodotto che ho adorato tantissimo ed è una mini size, voi dite, cioè, ma come fai ad adorare una mini size? Se vedete sta a metà, ed è il primer di Smashbox. Questo qua è il Photo Finish Foundation Primer, questo dà un effetto proprio Photoshop, è la descrizione migliore. Se cercate un primer, penso sia silicone comunque, perché leviga in una maniera assurda, che dà proprio un effetto levigante tipo il Pore Professional Lip Benefit, ma secondo me questo rimane molto più leggero sul viso. Ecco, questo qua ve lo straconsiglio. Calcolate che questo qua io ne ho utilizzato metà e da 7.1 ml, e ci ho fatto almeno 10 o 12 applicazioni, quindi pensate quanto ne basta poco, perché comunque io di base, avendo la pelle secca, questo tende un po' a seccare, quindi io ne metto proprio poco e va via. E ve lo straconsiglio. Se poi avete la pelle secondo me mista o grassa, sarà proprio il primer della vita. Per quanto riguarda l'illuminante, questo è la vita, dovete provarlo. È di I Love Revolution, il Chocolate Elixir Glow. Questo contiene due illuminanti, ha uno specchio, è molto carino anche da portare in giro. Vabbè, il packaging poi, che ve lo dico a fare, a me fa impazzire. E queste due sono le cialde presenti in questo illuminante. Allora, una è rosa e una è appunto oro. È un po', diciamo, di texture granuloso, soprattutto la parte oro. Il rosa è un po' più leggero, ma la bellezza di questi due illuminanti è qualcosa di fenomenale. Illuminano tantissimo, durano tutto il giorno, e non ha niente a che invidiare a illuminanti molto più costosi. Io ne ho anche un altro e adesso che ho provato questo metterò in uso l'altro. Per quanto riguarda sempre illuminanti, MAC mi aveva mandato questo. Questo, devo dirvi la verità, l'ho utilizzato un po' più per gli occhi, è della limited edition appunto invernale, perché questo è proprio un oro, quindi su di me è troppo scuro, cioè si vede troppo questa ghiaccia gialla, quindi l'ho utilizzato come ombretto ed è bellissimo. Ovviamente io questo qua ve lo consiglio come illuminante se avete la pelle mediterranea o scura. Se l'avete tanto chiara, secondo me cozza, ma non lo metto nei bocciati perché ovviamente, cioè, al di là della tonalità, il prodotto è fantastico. Texture setosissima, al contrario di quello di Makeup Revolution, questo è impercettibile, si fonde completamente con la pelle, dura tutto il giorno, anche se io tipo ogni tanto faccio di questo, no? Che mi prude il naso oppure mi gratto le guance, e questo rimane veramente fantastico. L'unica cosa, peccato che MAC mi ha mandato una colorazione che non si sposa col mio incarnato. Per quanto riguarda gli ultimi prodotti, e poi vi saluto perché ci avrete le orecchie che vi sanguinano, sono tutti prodotti labbra. Allora, vi mostro un gloss perché questo cambia notevolmente l'aspetto delle labbra, è di NYX ed è della linea Shimmer, secondo me è la linea più carina perché hanno tutte particelle all'interno luminose che, quando diciamo le labbra vengono colpite dalla luce, sono super belle. E vabbè, io ho utilizzato questo trasparente che è il Clear, lo 01, perché comunque
comunque si sposa benissimo con qualsiasi rossetto, c'è addirittura questo qua chi lo usa da tamponare sopra gli occhi per dare un effetto gloss, per fare insomma le foto su Instagram. Io non so se si vede perché comunque è solo lucida, non è che c'ha una colorazione, quindi se cercate un gloss per queste esigenze questo è fantastico. Non è neanche di quelli che si appiccica, che dà un effetto troppo pesante, mi piace sostanzialmente. Per quanto riguarda i rossetti, io ci ho usato sempre questa matita qua di Astra, che è la Sculpting Lip Liner nella tonalità 1, che è diciamo rosata, è bellissima. Questa è bella anche singolarmente, proprio come il rossetto, è morbida ma una volta asciugata si fissa e rimane là, e io l'ho utilizzata con questi due rossetti che sono di MAC, il Powder Lipstick, la nuova linea, ed è Sultriness, che secondo me è l'unico rossetto che mi piace il colore, perché poi hanno fatto dei colori strani con questi Powder Lipstick. E praticamente niente, questo qua è il rossetto, e io adoro farci questa matita leggera più scura, che la lascio un po' intravedere ai bordi perché dà questo effetto ombre che mi piace tantissimo. Questo rossetto è confortevolissimo, è opaco ma rimane comunque le labbra abbastanza idratate, dà un effetto che non si sente sulle labbra. Anche esteticamente, guardandolo esternamente, è davvero bellissimo, perché comunque le labbra risultano essere morbide, non prosciugate, e è fantastico, una buona tenuta, e questo effetto polveroso un po' stile ombre, quindi vi deve piacere il genere, ma se vi piace compratelo, perché comunque anche da ripassare è super facile, veloce, bellissimo. E l'altro che ci ho utilizzato, che se voi lo vedete dite cavolo, ma te utilizzi un colore marrone con questa matita? Sì, sempre per lo stesso motivo che mi piace un po' l'effetto così che cambia. Anche oggi ho fatto questa combo, infatti sulle labbra ho questo rossetto e mi piace tantissimo. Fa parte delle Stay Matte Ink, che sono i miei rossetti liquidi preferiti. Sono un po' appiccicosi, che sembra che non si asciugano mai, ma hanno una tenuta impeccabile anche quando mangiate. Sono gli unici rossetti che io praticamente mi ritrovo il giorno dopo, e questo è il 65 Seductress, è bellissimo, fenomenale, assolutamente ve lo stra consiglio. E poi l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è un idratante, è l'idratante di Puro Bio. Questa è una manna dal cielo, è una cremina, quindi io non ve la consiglio da portare in borsetta come burro cacao, cioè se volete potete farlo perché alla fine è comunque pratico e assolutamente igienico, non dovete toccare il prodotto con mano, però io ne metto proprio tanta, tipo a mo' di impacco la sera, e la mattina mi sveglio con queste labbra bellissime. Oppure lo metto prima di applicare dei rossetti a lunga tenuta, molto secchi, molto opachi, perché comunque questo qua va proprio a dare un effetto di labbra idratate, e poi ovviamente lo vado a rimuovere prima dell'applicazione del rossetto ed è fantastico. Sto provando anche lo scrub di Puro Bio e anche quello è qualcosa di eccezionale. Niente ragazzi, questo era tutto quello che io ho provato, adorato, odiato. Fatemi sapere voi cosa avete provato, se avete qualche prodotto in comune con me. Io mando un bacio, vi ricordo di lasciare un like, e se vi va noi ci vediamo alla prossima, ciao!